Bene, questa introduzione l'ho voluta inserire perché rappresenta un po' il sottofondo. Questo libro parla di politica sostanzialmente, di 40 anni della vita del protagonista, insomma, che ovviamente potrebbe essere ciascuno di noi, che ha un'età che ha visto questo passaggio, e il gioco che faremo stasera, spero di farcela, è quello che noi non vi diremo come cosa c'è scritto dentro, qual è la storia, vi daremo solo una serie di indizi, un po' come quei punti nei giochi come si chiama, settimane di linguistica, dove bisogna mettere insieme i puntini, cioè vediamo un po' il sottofondo. Abbiamo provato a selezionare una serie di sostantivi che gli attori poi leggeranno appunto direttamente in forma registrata, che fanno da sottofondo e sono il filo conduttore di questo libro. La storia quindi sono 40 anni che vanno dal 75 al 90, dal 75 al 2012. Accadono tante cose, il libro è diviso in due parti e il protagonista nella sua prima parte ha quella che definirei insomma la formazione inconsapevole, cioè il fatto che ti accosti, c'è una storia, tu la vedi, la vivi, se presti un po' di attenzione a quello che ti accade, cioè se non fai spallucce a tutto quello che succede ne sei determinato, ne sei influenzato e quindi costruisci una tua formazione. C'è una scelta di scendere in politico, di utilizzare o di interessarsi alla politica non solo come osservatore esterno, e poi c'è alla fine un impegno diretto che ovviamente fa vedere tutte le contraddizioni, come diceva Quertale, da vicino nessuno è normale, la politica anche lo è, anche meno per certi versi. Quindi noi proveremo a seguire questo percorso attraverso dei sostantivi e poi a discutere con i miei due ospiti di quello che pensano loro, non necessariamente del libro, ma dei sostantivi stessi, insomma questo è un po' il giochino che proveremo a fare. Non ho detto che l'assistente tecnico è un tale che è Sergio, diciamo, che con cui ci lega uno stretto legame di parentela, diciamo, che devo dirla così e poi chiudo, quando ha visto quanto ero in difficoltà col computer, la sua risposta è stata sei. Sei proprio, questo succede con l'Alpina, insomma, ovviamente. Sei proprio un boomers. Ora, chi vuole tradurre la parola boomers, credo sia uno sfigato tecnologico, immagino che voglia dire più o meno questa cosa qua. E quindi, ovviamente, uno che è nato nel 2003 può approcciare così il problema, insomma. Tra tutto quel parlare di spiego con le mascelle serrate, guardando in tralice il vicino di posto, due parole ritornavano di continuo: fascista e comunista. Non erano parole nuove, Joseph le aveva udite spesso nei noiosi telegiornali all'ora di cena, nelle frasi rubate dalle chiacchiere degli adulti, dai musi lunghi delle tribune politiche distrattamente scorte e sedute in braccio al padre, addirittura a scuola, e non solo in bocca agli insegnanti. A quell'ultimo pensiero un lieve sorriso gli increspò le labbra. Da qualche tempo, infatti, a scuola, durante l'intervallo, andava per la maggiore un gioco nuovo, fascista o comunista. La regola era semplice. Si trattava di chiedere di impeto al malcapitato di turno cosa avrebbe preferito essere tra le due opzioni. L'opzione era in realtà teorica, perché il compagno o il camerata d'occasione avrebbero ricevuto un differente trattamento: un sincero apprezzamento al primo, un pugno ben assestato sulla spalla al secondo, proprio all'altezza del cerchietto lasciato come impronta dalla vaccinazione obbligatoria. Un luogo strategico per confondere i due lividi dalle attente ispezioni serali degli adulti. Un'opzione che indicava con chiarezza il clima culturale e politico nel quale Joseph e gli altri erano immersi e, sia pure inconsapevolmente, sembravano gradire. Il gioco era arricchito di un involontario elemento coreografico, quando, evidentemente a seguito di un provvedimento ministeriale, i vecchi grembiolini di uccelletto e sbiadito al primo lavaggio, che facevano tanto scuola materna, erano stati sostituiti da più audaci divise scolastiche,
forse nel tentativo di dare una spolverata di modernità alla scuola pubblica, almeno nell'aspetto. Bianchi, lunghi e casti grembiuli per le femminucce, bluse nere corte in vita per i maschietti. Inutile dire che il nero, colore ideologicamente sfacciato, una vera e propria provocazione, consentiva a quei creativi ragazzi ulteriori gustose varianti nel gioco degli opposti estremismi. Tutto questo accadeva sotto lo sguardo vigile e truce di Michele, il bidello. Alto, dal corpo segaligno sembra un po' leggermente proteso in avanti come un giocatore di basket eternamente alle prese con i tiri liberi. Dagli occhi infossati che parevano contenere l'intero orizzonte anziché limitarsi a osservarlo, Michele ricordava un po' il pittore italo-svizzero Antonio Ligabue, o forse di quest'ultimo sembrava l'apparenza condividere solo alcuni disturbi psichici. Lo sguardo sbarrato e i modi bruschi, possibili solo in un tempo in cui non esistevano ancora né comitati di genitori nell'autoproclamato ruolo di vigilantes, né padri e madri in quello di sindacalisti dei propri figli, conferivano una certa autorevolezza al bidello della scuola. Michele, avvolto nel lungo grembiule nero, quando non era intento a imbracciare lo spazzolone delle pulizie come un cavaliere medievale, anziché rincorrere i ragazzi cosiddetti problematici brandendo minacciosamente qualche sedia, oppure quando non vomitava imprecazioni miste ai miasmi dell'alcol che all'evidenza non gli segnava, nei confronti delle orde di ragazzi, in altri termini, in quei pochi momenti di lucidità, egli svolgeva la fondamentale funzione di guardiano dell'ortodossia dell'istituto scolastico. Aveva cioè il compito di garantire l'ordine e la disciplina. Possono ovviamente apparire in contrasto gli obiettivi e i metodi attuati per raggiungerli, ovvero l'autorevolezza a tutela del buon nome dell'istituto, con le sguaiate pratiche autoritarie dei suoi comportamenti. Tuttavia, a ben vedere, Michele, suo malgrado, sembrava essere proprio il prodotto di quei tempi. Pareva proprio l'anatra di un paese alle prese con i tumulti di una generazione che si era incaricata di spazzar via un ordine costituito in evidente crisi di nervi, perché è considerato irriformabile. Un sistema che non aveva altre capacità che reagire in modo violento, autoritario e repressivo. Ordine e reazione sono sovente stati nella storia parenti prossimi, consanguini pronti a ritrovarsi intorno al tradizionale banchetto familiare a ogni timido segnale di tumulto dal vago sapore rivoluzionario. Dovevano apparire così anche quei primi presidi di democrazia autogestita, fatta di consigli di fabbrica, di quartiere, di istituto, entrati prepotentemente come tutti quei figli legittimi o meno del 68 a scompaginare un sistema arcaico di una borghesia conservatrice che si sentiva presa d'assedio in ogni sua certezza, i cui formali valori usati e abusati come foglie di fico, figlio, padre e famiglia sembravano ora sciogliersi come ghiaccio tra le mani. Fu così che all'inopportunità di parlare di religione fuori dalle strette aule del catechismo, all'imbarazzo segnato dall'arrossamento delle gote solo l'evocare questioni di sesso nella sfera familiare, per Joseph e gli altri si aggiunse il nuovo divieto, quello di parlare di politica. Il tema è quindi il contesto ideologico in cui ci si è formati, in cui i miei due interlocutori credo che ad occhio e croce siano nati in due momenti diversi. Adesso, siccome lui non è una signora, si può dire. Ma non solo in due momenti diversi, anche in due posti diversi. Roberto Mugavero è nato qualche anno in più fa, diciamo, più rispetto a me certamente. E in una terra dove l'ideologia è stato un elemento assolutamente profondante. Michela Palestra è nata da queste parti, diciamo, e in un tempo diverso, definito quasi post-ideologico.
In realtà il problema dell'ideologia, insomma, è una delle questioni rilevanti. Il romanzo tenta di dire che la formazione ideologica, il brodo di cultura, come ci si forma, quello che si diventa, è un po', insomma, è un tema che influenza i nostri comportamenti e le nostre condizioni. E non so esattamente cosa voglio sapere da voi, ma ditemi cosa ne pensate. Chi comincia? Questa cavalleria è comoda ogni tanto. Buonasera a tutti. È uno dei rari casi in cui l'autore mette in difficoltà chi incontra e non viene messo in difficoltà e non gli vengono fatte delle domande. Per cui piano piano cercherò di ribaltare la questione, perché così è troppo semplice. Leggendo il libro, secondo me questo tratto, parlando di politica, quindi parlando e mettendo al centro quello che in qualche modo il nostro tempo storico interpreta un po' come un tabù, come un qualcosa di non esattamente puro, pulito, associando alla parola politica e ideologia un contesto di ambiguità, mi viene da dire. Mi è parso del tutto evidente che quella scena raccontata, che però in alcuni momenti ritorna anche in altre situazioni, sia un po' lo specchio di tanti non detti che viviamo nel quotidiano. Cioè, è vero, in qualche modo io cresco, vivo e soprattutto agisco attivamente nel contesto politico post-ideologico, dove un mantra spesso evocato, molto contemporaneo, è l'annullamento dell'ideologia, delle differenze. Se ne è discusso anche molto rispetto ad alcuni elementi di cronaca, no? Giusto ieri con la commemorazione di Piazza Fontana e l'accostamento della vedova Pinelli e della vedova Calabresi. E trovo che questo sia un elemento che non dobbiamo perdere di vista, un elemento che ci deve portare a riflettere e soprattutto perché questa decontestualizzazione, non parlare più di ideologia, nasconde un altro bisogno, il bisogno di non esprimersi, non prendere parte e navigare nella neutralità. Non so se era questo che volevi sentirmi dire, ma io credo differentemente che forse, e giustamente in un contesto che ha un preciso momento storico di contrapposizione comunismo-fascismo, che è quello che viene raccontato all'inizio dell'infanzia di Joseph, 75, scusa la citazione precisa dell'anno, è in realtà un brodo culturale, come l'hai definito tu, che ci portiamo dietro, dove le ideologie polarizzate ci portano in realtà a non riconoscere più il campo in cui si opera, ci si riconosce culturalmente, si ha il proprio retaggio culturale e avere quasi vergogna a manifestarlo. Io credo che in questo trascinamento e forse in questa esasperazione di qualcosa che ha le radici negli anni 70, post 68, mi verrebbe da dire in qualche modo, dopo le grandi prese di posizione, le grandi lotte, ci sia una grande necessità di dire con chiarezza da che parte si sta. Non necessariamente vuol dire ideologizzare la propria posizione, ma vuol dire non mischiarsi nell'indifferenza, e questo credo che sia un tema molto molto attuale e un male dei nostri tempi. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Io vengo da Bologna, da una regione, si dice, la culla del comunismo, diciamo, post-bellico. E io sono di quella generazione, posso anche dire l'anno, essendo un maschietto, sono nato nel 1962, dove ho vissuto veramente, mi considero veramente il figlio dei figli della guerra. E ho dei ricordi indelebili molto belli che vi voglio trasmettere, che è proprio il pensiero legato a questo tema, legato all'ideologia.
Io sono convintissimo che continuare a parlare di comunismo e fascismo oggi non sia utile a nessuno. Continuiamo a parlare di fascismo, avremo ancora fascisti. Bisogna smetterla di continuare a parlare di fascisti perché, dal mio punto di vista, facendo così si fomenta ancora l'esistenza di qualcosa che non deve più esistere, sappiamo benissimo tutti il perché. Ricordo mio nonno, è stato fondatore delle cooperative nel Polesine, credo uno dei posti più poveri del nostro territorio, che è a cavallo tra il Veneto e l'Emilia, che ha subito, vi ricorderete, la famosa alluvione del 1951. Bene, lui, comunista, fervente, mia nonna invece era democristiana, andava a messa, tutto perfetto. E io da bambino discutevo con mio nonno, mi piaceva discutere, lui mi raccontava che cosa è voluto dire fare il partigiano, cosa è voluto dire la libertà, l'uguaglianza. E c'è una delle cose che se non ricordo cosa, che era appunto bambino, e discutevo. Un giorno mia nonna mi ha interrotto, dice: no, Franco, non l'hai più dimenticato. Perché mio nonno non si fermava, era convinto di quello che diceva. Mia nonna, da democristiana, disse: insomma, Roberto, basta di discutere col nonno. Il nonno non deve più discutere col nonno, perché ricordati bene che i comunisti non sbagliano mai. Ecco, io lì ho capito qualcosa che da una parte era vero: i comunisti non sbagliano mai, perché quell'idea di quell'Italia, che purtroppo, mi spiace dire, non è quella di oggi. La involuzione della politica di oggi, io sono amico di Giuseppe, conosco il sindaco ora, e quindi mi faccio grandi complimenti, non vi dirò anche perché, ma Giuseppe lo conosco. Ecco, lui è il prototipo vero, non solo del bravo amministratore, ma quello della brava persona, di quello che sa vivere la politica con quella passione necessaria e positiva verso la gente. Ecco, io credo che la politica, e quindi l'ideologia, deve essere vissuta secondo la nostra generazione. Noi non dobbiamo regalare a loro ancora dei retaggi che non fanno più parte di noi. Noi dobbiamo sbagliare, fare le cose giuste, discutere, ma su quello che noi siamo, quello che siamo oggi. Quello è un passato che non deve mai più tornare. Io sono stato, ho avuto la fortuna di fare un'iniziativa insieme a Liliana Segre. Tutti sapete Liliana Segre chi è, tutti abbiamo letto. Ecco, Liliana Segre è una persona di una normalità imbarazzante. E anche la dire adesso tutte queste cittadinanze che vengono proposte, lei è una persona che si scarnisce, non è quello che Liliana Segre interessa. Liliana Segre interessa che vengano abbattuti i muri dell'antisemitismo, del razzismo, di tutte queste cose che non devono esistere. Se ideologia deve essere, per me, e questo libro ne è un esempio, deve essere quello di dire: siamo nel ormai 2020, cerchiamo di trasformare questa Italia con una politica viva che possa veramente farci crescere. Grazie Roberto. Le affermazioni sull'autore sono costate, le ho pagate. Passione? Sì, passione? Sergio?